Amici ed amiche di PanQuiz, un saluto a tutti e a tutte voi da Andrea Cartotto. In questo nuovo videocorso vi mostro un super aggiornamento 2022 di PanQuiz che ci permetterà di realizzare verifiche a prova di copiatura. Ebbene sì, perché osserviamo come impostare in un questionario la modalità di blocco, la richiesta eventuale di una password per la compilazione e le domande in ordine casuale. Vedete, ho effettuato l'accesso alla mia dashboard, alla mia bacheca di PanQuiz e vado a cliccare su Modifica accanto al questionario di mio interesse. Questo, ad esempio, nasce da una idea di una collega di IRC pensato per la secondaria di primo grado. Bando alle ciance, andiamo a cliccare subito sull'ingranaggio in alto le impostazioni e clicchiamo sulla voce Opzioni. Ebbene, esploriamo rapidamente in sequenza le opzioni e vi ricordo che qui sul mio canale c'è una playlist dedicata a tutti i videocorsi ufficiali su PanQuiz, dove potete apprendere l'uso di questa meravigliosa app anche partendo da zero. Guardate, l'interruttore di richiesta dati personali è rimarrà acceso perché i nostri alunni dovranno digitare e riempire gli spazi che state osservando. Nome, cognome, classe ed altro che desideriamo, ci basterà digitare l'etichetta del campo e poi premere la virgola sulla tastiera. Interruttore acceso su domande in ordine casuale. Tempo massimo per l'intero questionario da impostare. Ci è molto utile questa funzione. Dopodiché, portiamoci su risultati. Altra novità dell'amico Paolo Mugnaini, ideatore e sviluppatore di PanQuiz. Se noi vogliamo che gli alunni non abbiano l'esito, come accade in effetti in un compito in classe perché saremo noi a darlo loro, tutti gli interruttori spenti eccetto l'interruttore messaggio di conferma. Clic su modifica, perché come potete vedere in questo testo da me preconfezionato, possiamo determinare un messaggio che gli alunni vedano al termine della compilazione. Clic su ok. Andiamo dunque ora su sicurezza ed ecco qui il nostro punto di forza ulteriore. Possiamo, in stile prova invalsi, inserire una password che poi daremo agli alunni, comunicheremo ufficialmente, senza la quale, ad esempio, non è possibile effettuare la compilazione della verifica. Il consiglio di Andrea Cartotto è: questa password può essere poi cambiata, chiaramente, senza contare che duplicheremo il nostro questionario, per cui, se anche se ne venisse in possesso, e io ho cambiato la password, nessuno può svolgere o informarsi prima sulla verifica. In più, ho spento la comunicazione degli esiti per gli alunni. Ed allora, lasciamo importantissimo acceso l'interruttore di blocco computer in modalità semplice e guardate ora, cliccando su salva, che cosa succede. Simulo la compilazione lato alunno. Sapete che in questo caso dal computer vado a cliccare in alto a destra sui tre pallini, poi su nuova finestra di navigazione in incognito. Vado a fare che cosa? Attenti bene. Copio con il clic sul triangolo rovesciato l'URL, cioè il link del mio questionario PanQuiz, ho cliccato sui fogli sovrapposti, poi clicco su chiudi. Mi riporto sulla mia finestra di navigazione in incognito, incollo il mio URL premendo poi invio e torno alunno. Eccoci qua, password richiesta. Verifica 3A febbraio. Clic su ok. Clic su inizia. L'ansia da prestazione didattica. Sì, iniziamo. Attenti bene. Va a schermo intero persino la nostra verifica. Ora sono io che ho premuto ESC per tornare in dimensione normale. Guardate con la modalità di blocco cosa succede. Appena cerco di andare su una qualsiasi voce che sia lontana dai campi della mia verifica, alert rosso fastidiosissimo ed è voluto, con conto alla rovescia. Devo subito tornare a svolgere la verifica, altrimenti il questionario si chiude e non potrò andare avanti ed è palese, insomma, che io abbia tentato di copiare. Per cui una ottima innovazione, la modalità di blocco l'aspettavamo e vi dico senza timore di smentita che è assolutamente superiore a una soluzione analoga prevista ad esempio sullo strumento moduli di Google che molti docenti italiani conoscono, perché in questo caso la modalità di blocco è funzionale, semplice, visivamente efficace e davvero PanQuiz è e diventa sempre più la
l'applicazione di riferimento in Italia per la didattica digitale integrata per le verifiche per i quiz. A voi, come sempre, la prova pratica in classe in modalità sincrona o, perché no, anche asincrona per una utilità di ripasso e rinforzo delle competenze. Non perdete i prossimi videocorsi perché arriveranno ancora altre belle novità, sempre da parte del vostro, e vi ringrazio, Andrea Cartotto, e dalle idee della mente di Panquiz, l'amico Paolo Mugnaini.